Pistoia, capitale della cultura nel 2017. Siamo ancora nel 2016, ma ci mettiamo per l'avanti. È sicuramente un grandissimo traguardo raggiunto dall'amministrazione per tutta la città, ma cosa ne pensa il pistoiese di questo traguardo raggiunto? E soprattutto, sono pronti i pistoiesi ad essere testimonial ufficiale di questo bellissimo riconoscimento? Noi siamo proprio qui in centro, sotto il fantastico campanile, per scoprirlo. Quindi venite con me. Andiamo, Leo. Venite a Pistoia perché? Ma perché ci sono tante iniziative? Perché è una bella città, prima di tutto. E poi c'è vivacità, c'è una stagione teatrale, dialoghi sull'uomo, ci sono tante, tante iniziative. Quindi possiamo dire dov'è Pistoia? Pistoia è a Pistoia, non è vicino Firenze. È una bella osservazione questa, è un po' subalterna per dire la verità. Sì, testimonial di Pistoia Capitale 2017 della cultura. Come si fa? Venite a Pistoia perché? Perché per la biblioteca, essenzialmente, perché è comunque una bella città e per il suo gusto gotico. Ora, il pistoiese deve fare da testimonial per far venire un po' di persone a Sì, visitare. sì, Quindi lei da pistoiese dica: venite a Pistoia perché è una bella città culturale, ma c'è anche. C'è anche. E c'è anche Cosa c'è? Cosa c'è a Pistoia? La cultura, quella ormai è scontata. Sì, poi? È una cittadina tranquilla, Tranquilla, si sta tranquilla, bene. si sta bene. Sì. Mangiare, Si mangia la discretamente. cucina è, è buona, Buona. perciò Quindi, poi le poi le persone come sono? persone sono normali, Come dall'altra come parte. d'altra parte, certo. Perché è Cosa una trova? bellissima città che apparentemente non sembra, ma in realtà ci sono tante cose molto belle, dimostrazioni che hanno fatto questa Questo importante cosa. riconoscimento. Penso sia una città molto vivibile, dove si sta bene e dove ci sono anche tante iniziative importanti che a volte anche i pistoiesi stessi non conoscono, ma Quindi che ora le conosceremo. ora le conosceremo, mi auguro. Quindi sia testimonial di Pistoia, capitale della cultura. Venite a Pistoia perché? Venite a Pistoia perché è una bella città, ci sono tante cose da vedere e gli abitanti sono molto cordiali, che dicano. C'è sempre da stupirsi. Sì, Tipo, dica una cosa che proprio uno arriva a Pistoia e deve vedere per forza. Solamente Piazza Duomo. Quella va bene. Insomma, qualcuno viene qui. Poi, tutto il resto, ci sono musei, ci sono tante cose belle, ci sono chiese, Le biblioteche dice che hanno contato tanto. Biblioteche, Museo Marini. Stamattina in TG1 parlava di noi, Sky parlava di Pistoia, i giornali tutti parlavano di questa città. Adesso sta a noi pistoiesi essere testimonial di questo grande evento. Bisogna meritarsela con le Quindi cose. venite a Pistoia perché? Poi rifanno tutte le strade ora. Sì, ma non sono mia mondiale di ciclismo. No, ma rifanno le strade perché ci sarà un grande turismo. Verranno in bicicletta, a motorino, da tutte le parti, Pistoia, Pistoia, Pistoia. Quindi non saremo più quelli vicino a Firenze. No, saremo pistoiesi. Di Pistoiesi di Pistoia. Pistoia. Venite a Pistoia perché? Cosa c'è da vedere? Tutto, Tutto. tutto, tutto. La cultura, palazzi, mostre. La biblioteca è bellissima. Bellissima, c'è di tutto, di più. Bene, quindi Pistoia numero uno. Uno.